Buono, ci siamo, eh? Iniziamo a registrare? Ma siamo a fuoco? Eh sì, sento un caldo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Ora questo. abbiamo riso abbastanza, ora passo. No. No, dai, Basta. ripetilo, ripeti, è che non si è sentito bene. Ho detto che abbiamo riso abbastanza, ora passa. Eccola là. Vabbè, dai, ascolta, partiamo perché sennò non finisce più. Benissimo. Allora, Allora, oggi. oggi si va con la roba e il nostro No, caro. aspetta. Chi cosa? Parti Seguimi, tu davanti? seguimi. Ok, io ti seguo. Com'è che mi devi seguire? Mi devi Io seguire? ti seguo a roba. Va bene, dai. Allora. Allora, appunto stavo dicendo che siamo qui con la nostra roba, finalmente la possiamo utilizzare, l'avevamo comprata in uno dei primi episodi, ma finalmente la utilizziamo. Stiamo andando verso il campo numero 3 che abbiamo appena acquistato, visto che sono già seminate le barbabietole e anche già cresciute, pronte per essere cavate. Oh, ma va avanti. Io vado 25 massimo, non di più, quindi. Ok, no, io vado 26 come massima velocità. E quindi andremo appunto a cavare barbabietole. Quindi ci è toccato comprare il campo, però vabbè, era una cosa che avevamo in mente già di fare, di comprare qualche campo in più, quindi non è che è stata una cosa obbligatoria. Non so quanto l'abbiamo pagato perché appunto la partita l'ha aperta. Ok, 89.000. l'ha aperta anche oggi Giuliano, infatti come potete vedere ho 0 euro perché ha aperto appunto lui la partita. Poi siamo in partita con, oltre Giuliano, Andremark 99, che è uno dei reduci ancora da Farming Simulator 2013, quindi è un temerario di quelli che avevamo già dall'inizio, lo salutiamo calorosamente. E poi Damiano, se non sbaglio, giusto? Che è entrato poco fa anche lui. Damiano. Ok, quindi siamo in partita in 4 e sembra non laggare più di tanto, quindi con la connessione di Giuliano possiamo permetterci di giocare anche in 4 o 5. Magari prova a mettere 5 posti, vediamo se riusciamo a far entrare qualcun altro. Ma dopo è inutile se lagga. Dici che lagga? Vabbè, dai, allora restiamo in 4. Magari faremo delle prove in Ecco, off-camera. dai, sì, esatto. Poi tu ogni tanto ricorda di salvare perché ci è capitato un'altra volta che non ci ha salvato la partita e abbiamo dovuto rifare tutto da capo e vabbè, capita. Allora, appunto, stiamo andando a fare barbabietole. Il motivo di questa partenza subito con mais, silato, barbabietole così è perché appunto questa mappa ci mette a disposizione. Che giro del cazzo stai facendo? Ci mette a disposizione un sacco di cose in più e quindi vorremmo iniziare subito anche con beef, maiali, vacche e quant'altro. Al momento abbiamo 0 animali, forse solo il gallo, vabbè, però non conta un cazzo. E quindi andremo subito a fare barbabietole per i maiali e cose così. Poi ci serve silato, ci serve un po' di mais, ci serve un po' di. Ah, infatti, quindi dobbiamo fare anche un po' di mais granella e non solo silato. E poi cosa? Ma Giuliano? Dove stai andando? Sto facendo il giro per andare dentro perché abbiamo sbagliato strada asfaltata e. Ah, ok. E Andre cosa ci fa qua a piedi? Aspetta, Ah, non lo voglio neanche sapere. ma gli hai detto cosa c'era da fare che non. Ma sì, te l'ho detto. Prendi la semina della probabilità. Ok. Boh, si vede che magari c'ha qualche problema col mezzo. Boh, non so. Si sta venendo a spiare, non si fida di noi. Aspetta Cazzo, che. ma abbiamo proprio sbagliato strada, oh. Eh sì, perché c'è in mezzo il bosco. Ok. Cazzo. Sì, abbiamo preso un campo un po' in culo ai lupi, diciamo, però devo. Ci No, 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 non arrangeremo. venire qua, non venire qua. Perché? Cazzo, sai che non riesco ad arrampicare? Allora dai, andiamo sulla strada asfaltata. Madonna, che fail. Mamma mia, guarda. Andremar, ma che cazzo stai facendo? Magari è già finito. Chiedile se è già finito. Che io sono impegnato alla guida della roba che mi sa che faremo fatica a raccogliere le barba. Prendo un po' di rincorsa. Mi sa che mi serve Dove una vai? No, spintarella. Tu dove sei?
Io penso che sia meglio fare un altro giro. Dai, vieni qua a Vai a trovare. lavorare, Andre, poverino. Che cattiveria. Vai a lavorare, Andre. Infatti ce la ride, Damiano. Ovviamente siamo sempre ironici noi. Ok. Giuliano mi hai fatto fare una strada che ti giuro, appena ti becco ti prendo sotto con la roba. Hai detto che mi seguivi a roba. Sì che ce l'ho fatta uscire forse. No, non ce l'ho fatta. Ciao. Ma che giro mi hai fatto fare? Ciao, Mirate. Ciao. Ciao. Ehi, ciao. Ciao, vuol dire una notte da leoni, presente? Sì. No, la barra. Gay. Oh, gay. No, non è lui. Sì, Lui è quello è lui, che dice fanculo, panzone. Presente? Vabbè, dice anche a gay, eh. Sì, è sempre lui. Ma in Sì. un altro film, no? No, è una notte da leoni. Ah, davvero? Oh, io mi Oppure, sono sì, ora forse in un altro incastrato. film. Ma Madonna, che porca bello sto film. miseria. Cioè, ti devo venire al disco strano. Ok, Mi sa di vabbè. sì. Mi Madonna, che sa robe, tanto. ragazzi. Che Che collega. rope. Che rope, ragazzi. Che Che rope. Che roba. robe. Facciamo una cosa. Facciamo un piccolo No, no, taglio perché. Sì, dai. arriva. Arriva in missione salvataggio. E comunque non so se facciamo un piccolo taglio che è meglio. Dai, ci rivediamo sulla strada. Esatto, dai, facciamo un taglio a tra pochissimo. Fail su fail. Bene, ragazzi, rieccoci qui tra varie madonne e varie. Siamo riusciti ad arrivare al campo numero 3, che è insediato in un brutto posto, diciamo, in culo e lupi, per come si suol dire. Giuliano mi ha lasciato qui il randazzo, ora dispieghiamo anche la barra ed accendiamo la nostra bella roba e iniziamo finalmente a cavare un po' di barbabietole. Ok. Vediamo se riusciamo a non far danni. Mi ha lasciato qui il randazzo perché tanto ora che si riempie la roba ci vorrà un po' di tempo. Quindi direi che si può anche lasciare qua il rimorchio. Intanto Giuliano, aggiornami sulla tua posizione. Dove stai andando? Cosa stai facendo? Sono andato al campo 13 a star dietro la trincia, a Ah, ok. Voi state trinciare. trinciando al 13 e Andre Mark mi pare stesse seminando, comunque qualcosa del genere. Vabbè, dai, stavamo parlando di Ciao, mi pare quello di Non oddio. una notte da leoni. Tra l'altro l'hanno fatto qualche settimana fa, mi pare, una notte da leoni 2, se non sbaglio. E non so se tu li hai visti, ma Io ho visto uno, due, tre, li ho visti. sono uno più stupido dell'altro, figa. Con Madonna. Alan. Vabbè, dai. Quindi parlando di cose stupide, di cose che fanno ridere, direi che è il momento, è il tuo momento, Giuliano, col de battuta. Ne hai già fatto uno, però dai, vai con un altro. Dai. Ma secondo te la barbabietola è un ortaggio? No. La barbabietola? È un ortaggio secondo te? È una verdura? Cos'è la barbabietola? Domanda di riserva? Ok, allora, Madonna. Colmiamo Penso sia la stessa cosa. l'ignoranza di Mirzot con una bella battuta. Allora, lo sai, Mirzot, che ieri dei terroristi hanno rapito una carota? Una carota. Ma L'hanno presa in ortaggio. Mamma mia, che brutte cose. Dai, mettiamo anche, facciamo una cosa realistica, mettiamo la l'offset. Vediamo qui, ok, perfetto. Così non andiamo a pestare troppo il terreno. Questa roba qui è veramente fantastica. Veramente, veramente fantastica. Mamma mia. Poi non so se tu l'hai già provata o no. Ha un sound anche tipo quando entri in cabina, c'ha l'indoor sound e anche quello interno è molto curato, secondo me. Ha fatto veramente un ottimo lavoro. Poi chi è che sono poi i modder che non me li ricordo? Mauritius. Mauritius. Ha fatto veramente un ottimo, un gran lavoro, cazzo. Good job, Mauritius. Basta. Allora, il campo 13. Sì, è Eccolo quello qua. che avevi squadrato, se ben ti ricordi. Ok. Ok. Ma guarda che lag. Ragazzi, so che vi avevo detto che avremmo preso un server per giocare in di più, ma
ci hanno sconsigliato perché di server buoni ce ne sono pochi. Ci sono quelli della Gamed, o Gamed, come cazzo si chiama, non mi ricordo mai, che sono abbastanza buoni, ma hanno praticamente dei problemini per quanto riguarda i pagamenti, diciamo. Più che altro siete obbligati a prendere tipo almeno un paio di mesi. Certo, non è una gran spesa, però cioè, magari voglio prenderlo un mese a vedere come mi trovo e magari disdire se non mi trovo bene, però se mi costringono a spendere, non so, 30 euro per 3 mesi obbligatori e magari avere un servizio un po' così così perché non va tanto bene, cioè, mi girano un po' le palle, quindi non so, per il momento meglio evitare un server. Se magari qualcuno di voi ce l'ha, non sa cosa farne e dice se vuoi ti do una mano, ti presto tra virgolette il server, mettiamo dentro il tuo salvataggio quando vuoi registrare, in cambio ovviamente avrà un riconoscimento e potrà giocare con me nella serie se vuole, altrimenti vabbè, non obbligo nessuno a fare niente ovviamente. Giuliano mi sa che è morto, non parla più. No, Ok. no, ti sto ascoltando. E argomento del giorno, forse speriamo di riuscire a parlarne anche perché è Abbiamo passato parlato di parecchio ciao, cosa vuoi tempo. parlare di altro? No, basta. Basta, fine così. No, dai, parliamo ancora di qualcosina. Visto che siamo qui a fare ancora le barba. E allora, in tanti mi avete chiesto di parlare della mia azienda, però forse è meglio se ne parliamo in un prossimo episodio perché magari la cosa viene un po' lunghina, lunghetta, perché non so, si può andare in mille, mille discorsi. Quindi magari troviamo un altro piccolo argomento. Parliamo di. Oggi siamo un po' corto. Magari parliamo un po', dai, delle prossime mod che inizierò a fare. Che me l'avete chiesto pure quello, quindi mi è venuto in mente, magari possiamo parlarne. Allora, al momento, ora non so quanto fa quando uscirà questo video, ma vi avviso che ci sarà sicuramente un rimorchio italiano e che ho tra l'altro nella mia azienda reale e quindi avrete già anche capito qual è e penso che lo porterò per farming perché mi piace molto e poi so che ce n'è già uno in giro però è un tre assi e in Ho più già capito qual è io. sì esatto e Ah, poi davvero? è per donatori quindi penso che ne farò uno, farò solo come il mio e forse lo pubblicherò ora vedo, sento anche un attimo cosa mi dicono i ragazzi che l'hanno già fatto anche per non magari dargli fastidio perché non si sa mai. Dai, allora hanno già capito. Fanno E così. poi e basta, dopo non so, volevo iniziare un trattore, volevo iniziare il 7530, il John Deere il mio, ma diciamo che non ho né esperienza, troppa esperienza per farlo, in più non vorrei uscisse una cagata, quindi magari prima è meglio che mi eserciti ancora un po' con mod un pochino più leggere, diciamo. Se magari qualcuno ha qualche piccola richiesta o qualche piccola idea che può procurarmi foto o immagini o comunque materiale per poter fare la mod, sarebbe molto 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 più facile, sarebbe molto più, come dire, sarebbe la cosa giusta da fare. Dare foto, fare registrazioni del sound, se, sempre se è un veicolo motorizzato, e nei dettagli e quant'altro il più possibile. Se avete idee, scrivetele come al solito nei commenti. Io direi che ci sta ancora una battutina, e poi possiamo chiudere l'episodio perché anche oggi è scaduto il nostro tempo. No, un'altra battuta, ma io come faccio? Non me la sono preparata. Dai, vai a prendere una dei nostri iscritti. Dai. Allora, ok, no, ne faccio una, dai, che mi è venuta in mente. Ok. Sai qual è la bevanda preferita dalle prese di corrente? Dalle prese di corrente. Sì, quelle a muro. Perché bevono? Non lo sai, comunque. dai, dimmi. La birra alla spina. E dopo questa battuta miserabile, iscrivetevi al canale, like alla pagina Facebook e ci vediamo al prossimo video. Cosa sta facendo? No, dai. Ora faccio ancora un giro qui del
nel campo, comunque un bel campo bello grosso, poi la roba è un pochino lenta, quindi due palle, mi sono già stufato, lascerò il compito a qualcun altro. Finirò di fare questo campo se riesco, poi adesso faccio subito uno scarico appena ci passo vicino, visto che sono già quasi pieno. E poi basta, dai, ci troviamo in un prossimo episodio. Vi mando un super saluto io, un super saluto Giuliano. Ciao a tutti. Anzi, vi faccio anche salutare, che è un po' che non lo faccio fare, scusatemi, ma mi dimentico sempre. Vi faccio salutare da Andre e da Dami, Damiano. Tutta questa confidenza, Dami, neanche lo conosco, va bene. Vabbè, mi ha aiutato, dai, possiamo ritenerci conoscenti, dai. Vi saluta AndreMark99. Ve saluta, ok? Perché cosa ho detto? Hai detto ve saluta. Ah, vi saluta. Vi saluta anche Damiano. Bella tubo. Vedi? Siamo già amici, mi sta già simpatico. Un Perché saluto da cosa ho detto? Bella Ciao tubo. tubo. Bella tubo, Ma sì. che cazzo ha a che vedere? Va bene, dai. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao da me, ciao da Giuliano, Ciao a ancora. E tutti, al ancora. prossimo video. Ciao ciao.